Buonasera a tutti, cittadini americani e amanti della democrazia. Benvenuti al David Fisherman Show. Qui con noi stasera abbiamo un ospite davvero speciale. Phil, vieni avanti. Il tenente Phil Collins è un soldato pluridecorato della saga di Call of Duty. Ha combattuto nelle retrovie, aiutando il videogiocatore fin dai primi capitoli della saga. Com'è stato per lei combattere in una saga così lunga e affascinante come quella di Call of Duty? La guerra mi fa schifo. Ma si tratta di un gioco, quindi non è proprio guerra vera. Che cazzo ne sa della guerra? Ha mai cagato in un buco, lei? Come? Lasciamo perdere questi talk show che sono proprio la merda, finti, totale. Finti, poi sono finti, finti. Tu che preferisci tra Battlefield e Call of Duty? Dai, dillo davanti alla camera, dillo che poi ti vengono a prendere sotto casa con forconi. No, questa cosa è importante perché abbiamo notato una cosa. Voi entrate molto spesso nei video per sapere cosa ne pensiamo e vi aspettate un parere nero o bianco. Se nei primi 3 minuti del video non vi diamo il nostro parere, cioè promosso o bocciato, vi indispettite. Preferisco Battlefield. E anche cioè tu stai dicendo che preferisci Battlefield a posto di COD? Sì, io sì. Anche io. Però c'è stato qualcosa che abbiamo preferito su Call of Duty? A voglia. Ci abbiamo passato le ore su Call of Duty, però il problema è che noi abbiamo giocato a Call of Duty dall'inizio. Non siamo arrivati su Black Ops 3, non siamo arrivati su Advanced Warfare. Quindi c'è da fare delle distinzioni. Però su Battlefield, perché preferiamo Battlefield? Perché sostanzialmente, è una cosa soggettiva per noi, il gioco deve essere molto improntato al divertimento e Battlefield permette di cazzeggiare molto più di COD. Non fosse altro perché è un gioco bellico, quasi open world. In un buco, ci ha mai cagato? Io dico di no. Io dico che lei e tutto il pubblico non abbiate nessuna idea di cosa significhi trovarsi in guerra. Dica, lei l'ha mai bevuto un cappuccino caldo con la panna poco prima di un assedio? Io dico di no. D'accordo, senza dubbio la sua esperienza è stata traumatizzante. Ma tornando al gioco, qual è stata la sua esperienza su Infinite Warfare? Che ne pensa? E soprattutto, qual era il suo ruolo? Io muoio all'inizio. Siamo rimasti innamorati di COD 2, COD 4 e poi basta, perché poi qualcuno di voi dirà sicuramente Black Ops, perché inseriva una campagna zombie che dava qualcosa di nuovo, una ventata di freschezza. È soddisfacente, è impegnativo, sicuramente è un'esperienza di gioco che tira fuori il lato più competitivo di noi, però di sicuro non si può dire che sia cazzeggiona e non si può dire che possa reggere il confronto con una Conquest Large di Battlefield giocata tutti quanti su un elicotterino a buttare granate sui tetti. Assolutamente non si può fare questo paragone. A te non ti piacciono i veicoli, che ti parli a fare? Little Bird mi è sempre piaciuto e Little Bird lo adoro. Comunque, questo è il problema. Però ci sono stati dei capitoli di COD che hanno proprio segnato dei momenti della nostra vita. E la delusione che provai giocando il secondo Modern Warfare fu immensa. Guardare quelle sequenze riciclate dal primo Modern Warfare mi fece proprio male al cuore. Tant'è che poi più avanti ci siamo allontanati dalla saga per un bel po' di tempo. E come noi un sacco di gente, perché lì superiamo abbondantemente il milione di non mi piace sotto al trailer. Ma perché? Io passerei ad altro se per lei è lo stesso, giusto? Vuole sapere che cos'è lo stesso? Il gioco. Il fottuto gioco. Qualche anno fa hanno cagato questo Advanced Warfare e noi tutti eccitati che era una bella novità, eravamo su di giri come procioni in una discarica. Il punto è che poi la novità è diventata un'abitudine. E adesso tutti i soldati se ne stanno lì con quelle tutine del cazzo a svolazzare a destra e sinistra come manguste senza alcun senso. La verità è che non può esserci nessuna novità in guerra. L'orrore è qualcosa di antico, che nasce con l'uomo, nell'uomo. Il desiderio di vedere i propri fratelli in ginocchio, di prendere le loro vite, la loro terra. È per questo che ho deciso di voltare pagina, di cambiare. Signor Collins, credo che lei stasera qui abbia aperto gli occhi un po' a tutti noi. Non le nascondo che eravamo davvero molto eccitati per l'arrivo di questo nuovo Call of Duty. Ma le sue parole, la
sua sofferenza. Vado su Battlefield. Come prego? Non siamo sicuri perché non l'abbiamo ancora giocato. Però potrebbe essere una merda. E potrebbe essere una merda per il semplice fatto che stai, per la terza volta, pestando sull'acceleratore del futuristico. Su Advanced Warfare siamo stati i primi a dire bravi, aveva rotto il cazzo questo Iraq, questi russi, va bene andare avanti, inventare, metterci della fantascienza. Però Black Ops 3 puntava lì, Advanced Warfare puntava lì, Titanfall, Destiny, ci sono stati troppi FPS futuristici e basta cazzo, infatti in quel di EA l'hanno capita, hanno riportato il tutto al noumeno proprio, alla prima guerra mondiale. Non a caso hanno avuto molti mi piace, hanno avuto un grande apprezzamento da parte dell'utenza con quest'idea, ma che è pure impopolare. Ma perché? Perché Battlefield 4 funziona bene, no? Rappresenta un periodo storico che alla fine è quello che viviamo, attuale. No? Attuale. Invece questo ci riporta un attimo indietro nel tempo. A me la prima guerra mondiale mi ha sempre fatto cagare. Anche a me. E come me tante altre persone lì fuori. Ma ci rendiamo conto che lo sforzo per rappresentare la prima guerra mondiale, che è comunque meno sfruttata rispetto alla seconda guerra mondiale, che è anche inflazionata se vogliamo, è abbastanza grosso. Riportare finalmente i cavalli, cioè i cavalli. Allora, poi ne parliamo. Poi parliamo un capitolo a parte. Facciamo un video soltanto sui cavalli di Battlefield. Faremo un video, un Bugs and Wings, aspettatelo, perché tanto siamo sicuri che faranno cagare. Però vedete che è uno sforzo ed è anche un'operazione coraggiosa. Non so se mi spiego. Era una guerra dura e sofferta, e un soldato poteva contare su due sole cose: sui suoi compagni e sul suo intestino. Sì, perché all'epoca si cagava tutti nelle buche e... D'accordo, abbiamo capito. Ma non le sembra che in fondo sia sempre la stessa cosa? Uccidere i propri fratelli, alimentare l'odio? Ma chi le ha messo in testa questa roba, signor Fisherman? Lei lo ha detto poco fa. Parlavo di Call of Duty, non di Battlefield. Signor Collins, lei è consapevole che su Battlefield tornerà a uccidere? Non lo so, ho parlato ieri con il lead designer di DICE e sembra che vogliano farmi morire all'inizio. C'è questa sequenza ambientata in una trincea e tutti i soldati sono sotto il fuoco di un mortaio e il soldato a fianco a me viene colpito. Ah, quindi lei sopravvive? No, un fulmine mi uccide un attimo dopo. Battlefield 1, a parte il titolo orribile, potrebbe essere davvero la svolta. Armi completamente nuove, armi che non rispondono come siamo abituati a vedere, cioè nuove, vecchie. Perché tu prendi il moschetto, comunque puoi sparare una botta alla volta, altrimenti... Cioè, ci sono cose sicuramente più difficili da gestire. Il fucile da cecchino, così come lo conosciamo adesso, anni e anni fa non era assolutamente così, non era così preciso, i colpi arrivavano quando arrivavano, devi vedere, quindi la gravità è sicuramente cambiata, cambierà tutta la disposizione, la predisposizione delle armi. I veicoli saranno completamente diversi, fin qui si sta soltanto ipotizzando, perché la realtà dei fatti è che all'uscita di questi due titoli potremmo trovarci di fronte ad un Battlefield completamente inutile e ad un Call of Duty sorprendente, chi lo sa? Però, se dobbiamo ragionare per precedenti... Capisco. Comunque, quale crede che sia la direzione per i prossimi capitoli dei due brand, COD e Battlefield? Mi piacerebbe un conflitto preistorico, sa? Un combattimento a base di colpi di clava, sputi, offese, graffi nelle palle. All'epoca la guerra era davvero viscerale e se ti veniva un scoppione di pancia bastava scavare una bella buca e poi... Sì, abbiamo capito tutto chiarissimo. Ma pensa che in futuro tornerà a dare la possibilità ad Activision e Infinity Ward? Insomma, tornerà mai su Call of Duty? Chi può dirlo? Dopotutto, Call of Duty... Signor Collins? Signor Collins? Tranquillo, signor Fisherman. Tra un po' respawnerà qui in giro. Qualche secondo e...
aspetta, aspetta, c'è una cosa di cui non abbiamo parlato. Cosa? C'è questo in regalo, la remaster di COD 4 con Infinite Warfare. Cioè, se, come la vedi? Secondo te è una bella mossa? Ma è una mossa perché te lo vogliono mettere dietro, cioè magari è una merda questo Infinite Warfare e loro dicono pia di quello 4 che ti è piaciuto un sacco e così.